Happy Food è l'evento social gastronomico in 10 province italiane che ha come obiettivo generale la promozione tra le nuove generazioni di una cultura dell'alimentazione sana e consapevole, che prevede un percorso di scoperta degli alimenti tipici della dieta mediterranea e di conoscenza dei prodotti locali italiani. A Genova si è tenuto il primo Happy Food venerdì 20 aprile 2012, in una delle cornici più prestigiose della città, il Piazzale delle Feste al Porto Antico, di fronte allo specchio acqueo che si apre davanti al centro storico di Genova. L'organizzazione dell'evento, nel corso della 14ª Settimana della Cultura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, è stata motivata dalla provincia di Genova per valorizzare pienamente la dieta mediterranea, proclamata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Lo slogan di Happy Food Genova ha in sé tutti gli ingredienti per un cocktail frizzante che ha saputo stimolare i visitatori, studenti giovani e giovanissimi e molti cittadini, oltre a tutti i soggetti coinvolti legati al mondo dell'alimentazione e della natura, che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Buongiorno a tutti, benvenuti a Happy Food e alla ricerca del gusto. Grazie di essere qua. Allora, oggi cominciamo con questa bella iniziativa dove ci saranno i produttori del progetto La ricerca del gusto, i giovani bambini delle elementari che hanno curato gli orti scolastici e poi gli istituti superiori della provincia di Genova che hanno permesso di vincere per la provincia di Genova il primo premio per Happy Food. L'apertura sul palco è per i Rebel Under the Rain, gruppo di alternative rock composto dagli studenti del Majorana Giorgi, che aiutano con grande energia a far decollare Happy Food Made in Genova. Oltre 1000 visitatori si sono trovati nell'imbarazzo di scegliere tra le molteplici attività, a cominciare dalla possibilità di conoscere i prodotti tipici locali e anche di riconoscere le piante aromatiche del nostro territorio, grazie al supporto dei ricercatori del Dipteris Bolo Botanico Ambori dell'Università di Genova, letteralmente assaltati dagli alunni delle scuole primarie. Ma anche di frequentare un corso di introduzione al compostaggio domestico, un interessante momento formativo curato dagli studenti dell'Istituto Marsano e tenuto da Jacopo, giovane studente del quinto anno, che ha spiegato a circa 20 adulti come si fa una compostiera domestica per riciclare rifiuti organici di ogni giorno, producendo dell'utile compost. Grande successo anche per i 4 corsi di assaggio d'olio, che hanno visto la partecipazione entusiasta degli oltre 80 studenti degli istituti genovesi, che hanno anche potuto imparare a riconoscere l'olio extravergine ed educare il proprio palato al gusto buono e genuino di un prodotto della nostra amata Liguria. La felice integrazione di Happy Food con Alla ricerca del gusto ha visto non solo la presenza di numerose aziende agricole tra fattorie didattiche e agriturismi, ma anche la partecipazione di tanti alunni della scuola primaria. Hanno potuto scambiarsi semi per i propri orti scolastici, ma anche ascoltare le fiabe presso lo spazio C'era una volta l'educazione alimentare, curata dai dietisti dell'Università di Genova. Luca e le verdure magiche e l'oro del mercante sono state raccontate e messe in scena con molta espressività e cura dei dettagli nei costumi, grazie alla sinergia tra gli studenti aspiranti dietisti e Gaslini Band Band. Happy Food intanto è stato un concorso indetto da Azione Province Giovani con il contributo dell'Unione Province Italiane e del Ministero della Gioventù. L'obiettivo è promuovere la dieta mediterranea declinata nelle sue forme locali e tipiche presso i giovani.
e nella provincia di Genova è stata vincitrice di questo concorso perché ha saputo proporre un percorso alimentare tipico, innovativo e ha coinvolto numerose istituzioni scolastiche. Grande l'apprezzamento dei giovani della cucina tipica genovese, che ben si adatta all'alimentazione veloce da strada, che si scrive fast in inglese, ma si legge torta pasqualina, torta baciocca, focaccia genovese con e senza cipolle e la famosa torta di riso. I ragazzi di Bergese Polo ci sanno fare ai fornelli e infatti ci sono anche le ricette ribattezzate tipico innovative, che rispondono alla caratteristica di cibo da passeggio, ma sono anche adatte al palato di chi è intollerante al glutine. Stiamo parlando del testarolo alla farina di ceci con coniglio alla ligure, amichevolmente ribattezzato kebab alla genovese, e dei panini con farina di riso farciti con il sansteco, prelibato formaggio della Val d'Aveto, e con la crema di olive della Riviera di Levante. Per gustare queste bontà, infatti, i visitatori hanno compilato un breve questionario sulle abitudini alimentari curato dal gruppo del professor Adami, presidente del corso di laurea di dietistica dell'Università di Genova. Questo conferisce un valore importante all'iniziativa, perché sarà possibile consentire un percorso di ricerca indagando come si nutrono i nostri giovani e i partecipanti ad Happy Food. I dietisti si sono messi a disposizione, offrendo le proprie competenze per rispondere ai dubbi scaturiti dalla compilazione del questionario e consigliare i visitatori al fine di realizzare una dieta sana ed equilibrata per i propri alunni, per i propri figli, ma anche per i genitori stessi. È stata un'occasione interessante per aver stabilito un contatto informativo serio e professionale su temi che spesso sono preda di un'informazione televisiva poco approfondita. Curare la propria salute tramite l'alimentazione sana e consapevole è invece un aspetto che richiede cura e attenzione. È quanto tengono a ribadire gli allergologi dell'Associazione Ligure Allergici, che si sono messi a disposizione per aiutare le persone a comprendere l'importante differenza tra intolleranza e allergia, che in determinati casi può anche portare al decesso. Per questo motivo la prevenzione è fondamentale. E per questo motivo la scuola è un luogo chiave dove far conoscere le procedure per una corretta gestione sia di alimenti che di farmaci, che possono provocare nei soggetti allergici lo shock anafilattico e altre gravi conseguenze. La presenza degli autori di cucina della SAGEP ha completato l'interessante manifestazione per le conversazioni culinarie, che hanno visto protagonisti i gastronomi insieme ai numerosi curiosi che hanno conversato di sana e buona cucina nel rispetto della tradizione genovese. L'idea è partita da riprodurre il cibo da strada. L'evento clou della giornata è stata la presentazione dello snack senza glutine, un'idea degli studenti del Marco Polo, che rappresenta il risultato del percorso di educazione alimentare che hanno affrontato a scuola grazie alla collaborazione con l'Associazione Liguri Allergici. L'attenzione con cui è stato curato questo prodotto è molto particolare e infatti il main happy event della giornata non è soltanto culinario, ma anche partecipativo, perché insieme con lo snack è stato chiesto ai cittadini assaggiatori, circa 200, di valutare il gradimento del lavoro fatto dai giovani cuochi tramite la compilazione di un questionario. Una volta elaborati i questionari, il giudizio scaturito sarà funzionale allo sviluppo di questo prodotto sperimentale, il cui brevetto è stato depositato proprio nel corso della mattinata presso la Camera di Commercio di Genova, anche grazie al supporto fornito fin dalla prima ora dall'Associazione Italiana Celiachia. Molto gradito lo spazio informativo che per tutta la giornata ha visto gli esperti di celiachia rispondere alle numerose domande di molti visitatori desiderosi di conoscere meglio la problematica. Il valore di una manifestazione di questo tipo è dato dal fatto che si vuole stimolare un aspetto importante dell'azione educativa e che mira a promuovere il bene degli studenti, avendo cura di sé e della propria salute attraverso l'alimentazione. L'aspetto di queste manifestazioni è che
ovviamente, se sono ben organizzate, costituiscono un'integrazione necessaria al modo tradizionale di fare scuola. Una manifestazione come quella di oggi consente di mettere insieme sia le attività scolastiche, sia la conoscenza del territorio, delle sue produzioni e anche la diffusione di quelle che sono le produzioni alimentari del nostro territorio. In un momento difficile per l'economia e per il lavoro, puntare su quelli che sono i nostri elementi di forza è importantissimo. Un messaggio importante, tanto più che a questo obiettivo concorrono le abilità degli studenti di tutti gli istituti. Infatti, non solo gli istituti alberghieri Polo e Bergese hanno cucinato e l'Agrario Marsano ha curato l'area verde, ma il liceo artistico Cleba Rabino ha realizzato i video e il Firpo Buonarroti ha curato l'accoglienza, mentre il Maiorana Giorgi gli intermezzi musicali. Si sono messe in evidenza le competenze dei giovani protagonisti della manifestazione, in quanto autori in primo luogo dei contenuti e poi realizzatori dell'evento, mettendo in campo le proprie abilità che stanno coltivando in vista delle proprie future professioni. Happy Food è il portale web in corso di sviluppo che promuove la conoscenza dei territori, dei prodotti e delle ricette locali da parte dei ragazzi, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Infatti su www.happyfood.it, grazie ad un'applicazione per smartphone ad hoc, app per iPhone e iPad, sarà possibile consultare gli utili contenuti del portale per realizzare una ricetta o per conoscere le informazioni turistiche del territorio e conoscere anche le aziende agricole, fattorie didattiche e agriturismi che hanno animato la manifestazione alla ricerca del gusto che su Happy Food possono avere una vetrina di promozione nazionale.